Amici sportivi, buon pomeriggio con le immagini di Nunzio Procacci dallo stadio comunale di Roseto Capospulico. Siamo pronti per raccontarvi in diretta questa gara che mette di fronte la formazione di casa juvenile Roseto Capospulico, 6 punti in classifica, e lo scommettendo.it di fronte un punto in graduatoria racimolata nelle 3 precedenti gare. Qui siamo alla 4ª giornata, la juvenile per ricominciare a vincere, per ricominciare a camminare nei quartieri alti della classifica, lo scommettendo alla ricerca di punti preziosi per risollevarsi dalle zone pericolose della graduatoria del campionato di promozione, del girone del quale fanno parte le due squadre. Vediamo le formazioni. Giocherà in completo bianco con frigi rosso-blu la squadra di casa della Juvenilia, invece in completo scuro gli ospiti del Fronti, che mister Andrea Cadiddu manderà in campo in questo modo, con Lanzo, Morelli, Saladini, Carchedi, Matarazzo, Talarico, Pellegrino, Lucchino, Vaccaro, Cittadino e Dicello. A disposizione ci saranno De Ponto, De Grazia, Guzzo, Martello, Ferrise, Perri e Caruso. Per quanto riguarda invece la formazione di mister Pino Fiorello, che però per squalifica non potrà essere in panchina nemmeno quest'oggi, con il numero 1 il portiere Simari, con il numero 3 Ripoli, il numero 4 Napoli, il 5 Chiappetta, il 7 La Banca, il numero 8 Golia, il numero 9 Galati, il numero 00 è Carbone, le squadre stanno entrando in questo momento in campo, il numero 16 è Campana, il 21 Falcone, il 99 Russo. Vediamo come si andranno a schierare le due formazioni in campo. Nelle precedenti gare gli ospiti hanno giocato con un 4-3-1-2, per quanto riguarda la juvenile invece, meno nelle ultime uscite, un 4-2-3-1. Da sottolineare che per quanto riguarda la formazione ospite, mister Cadiddu ha quasi tutti gli effettivi a disposizione, mentre diverse assenze lamenta mister Fiorello, che oggi deve fare a meno di Naglieri, Infantino e Cioffi, tutti per infortunio, Zangaro che pure lui ha avuto qualche problema e quindi non potrà scendere in campo quest'oggi. L'arbitro del match è il signor Alessandro Gervasi, la terna è tutta di Cosenza, i suoi assistenti sono i signori Giuseppe Catanzariti e Vittorio Beltrano. Ringraziamo innanzitutto gli sponsor che ci consentono la messa in onda in diretta di questo evento, che sono la Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, la Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari, e poi la scommettendo.it con i suoi partner, che tra l'altro avete modo di vedere sul nostro player, squadre che sono ormai pronte a dare la via al match calcio d'inizio che spetterà alla Juvenilia, che attaccherà, ho già detto, in completo bianco con frigi rosso-blu da sinistra verso destra, rispetto alle vostre immagini, che ripeto sono curate da Nunzio Procacci, il commento di Walter Bagnardi. L'arbitro controlla gli schieramenti in campo, sembra poter dare il via al match. C'è adesso il suo secondo assistente, che è il signor Beltrano, che si è avvicinato alle due panchine, l'ultimo cenno di ok e adesso si può finalmente partire. Palla per capitan Golia, il rilancio in avanti per il controllo di Russo, che mette in movimento sul corridoio di sinistra Falcone. Si chiude però la difesa del Fronti, che allontana il pallone in fallo laterale. C'è un fallo su Marco Russo, che ha lasciato scorrere il pallone subito per l'intervento falloso da parte di Carchedi. Numerazione solita per quanto riguarda la formazione ospite, dall'1 al 18, più particolare quella della juvenile, che vi abbiamo descritto poc'anzi. Per quanto riguarda dunque la formazione di casa, a disposizione ci sono con il numero 12 Palladino, con il 14 De Caro, il 18 Ferrara, il 19 Donato, il 25 Tarsitano, il 28 Bruno, il 2 Colle Fiorito. Calcio di punizione affidato a capitan Golia. Parte la battuta bassa, c'è la deviazione, la palla che finisce
poco fuori dalla porta di Lanzo, c'è stato il tocco sotto porta, la palla che è stata deviata. Al secondo minuto dunque la prima azione pericolosa da parte, adesso c'è il colpo in testa di Galati. Dall'altra parte prima Talarico poi Carchidi hanno allontanato la minaccia. C'è adesso la doppia rincorsa, attenzione da parte di Napoli che si è scontrato con un avversario, ha sfiorato la recinzione del comunale. Per fortuna nessuna grave conseguenza per lui, si riprende con la rimessa laterale in favore degli ospiti con Morelli. Cerca la traiettoria lunga, di testa anticipa tutti Chiappetta. Ancora rimessa laterale, sempre in favore del Fronti, sempre Morelli che si incarica della battuta qualche metro più avanti rispetto a quella precedente. Cerca ancora la traiettoria lunga, di testa lontana ancora Chiappetta, ancora di testa Lucchino per il Fronti, poi Carbone che completa il disimpegno, c'è Falcone che controlla questo pallone, in anticipo Ripoli che insieme a Chiappetta funge da centrale difensivo nella formazione di casa. Ovviamente a difesa dei pali c'è Massimo Simari, i due esterni sono Campana a destra. Attenzione, perde pericolosamente palla Golia, pressing altissimo nella circostanza da parte del Fronti che è andato a recuperare questo pallone, lo manovra adesso Cittadino, respinto il suo primo tentativo, palla per gli ospiti, questa volta Di Cello, poi il capitano Matarazzo, riparte all'indietro la formazione di Mester Cabiddu. C'è contrasto, l'arbitro lascia proseguire, Golia suggerisce per Carbone che manovra sul settore di sinistra, fermato Carbone, prova a ripartire adesso il Fronti, la chiusura ottima da parte di Rocco Ripoli, classe 91, che effettua questo rilancio in avanti e in anticipo Carchidi su Russo, riesce a tenere in campo il pallone in un primo momento Pellegrino, poi però c'è il calcio di punizione segnato dal direttore di gara in favore della Juvenilia. 0-0 il punteggio, siamo al quinto minuto del primo tempo. Sempre Golia che si incarica della battuta del calcio di punizione, anzi la banca nella circostanza di testa e l'ha respinta al primo momento, poi ribadisce in rete Galati, il gol di Galati al quinto minuto, il gol di Gaetano Galati, il ritorno per lui da inizio stagione a Roseto dopo che l'anno scorso aveva vissuto la seconda parte tra l'altro in maniera vincente con Real Metapontino. Qualche suo compagno anche della passata stagione è arrivato anche al Roseto. Il gol di Galati che dunque sblocca il match in apertura. Al secondo c'era stato il primo pericolo creato dal Roseto sugli sviluppi del calcio di punizione di Capitan Golia. Questa volta lo stesso Golia ha servito alla perfezione Galati che ha insaccato. Primo tentativo respinto dal portiere, poi Galati ha messo in rete. Ancora Galati, non riesce ad agganciare questo pallone, ci ha provato, subisce la chiusura di un avversario, poi però va in lotta con Russo, ancora palla per Galati, l'anticipo di misura di Carchidi che lo ferma proprio al momento della battuta, era un po' defilato sul settore di destra Galati per la verità, è andato a rincorrere subito il pallone, è andato ad esultare probabilmente proprio vicino alla nostra postazione. Marco Russo il suo diagonale, prova Galati ad intercettare il pallone e qualche passo più indietro però rispetto alla traiettoria della sfera, in questa circostanza non può intervenire ancora, però pericolo del Juvenile che ha iniziato alla grande,
settimo minuto, diagonale di Russo che termina fuori. Dunque diciamo della Juvenile che si è schierata con i due centrali che sono Ripoli e Chiappetta, i due esterni che sono frattempo c'è calcio di punizione in favore del Fronti, diciamo i due esterni che sono Campana a destra e per ora Carbone che opera sul settore di sinistra, Galati ovviamente l'uomo più avanzato nello schieramento di Mister Fiorello insieme anche a Marco Russo. Protezione della difesa, almeno in queste prime battute operano Golia e La Banca, mentre questo è Napoli che gioca sulla linea di centrocampo. Attenzione, conclusione dalla distanza e palla non lontana dalla traversa della porta difesa da Simari, che però ha calcolato bene la traiettoria del pallone che si è abbassata pericolosamente. Annotiamo dunque all'ottavo minuto anche il primo pericolo degli ospiti. La conclusione è stata tentata da Lucchino dalla distanza. Di testa in anticipo Campana, poi buona l'idea di Napoli in corridoio per Russo. Russo prova ad andare via, riesce a superare in velocità, mette al centro questo pallone, la deviazione di Carchedi, reclamano i giocatori della Juvenile, forse con una mano secondo il loro modo di vedere, ma incursione ancora pericolosa da parte di Marco Russo, questa volta si era spostato a destra. La Banca prova dalla distanza, il sinistro è debole, centrale, questa volta Lanzo non ha grossi problemi a far suo il pallone. Di prima intenzione verso Russo, l'idea di Carbone, ha chiuso però formazione ospite che adesso manovra a centrocampo con Lucchino, l'autore del tentativo di poco fa. Ancora Lucchino, chiude tutto Campana e prova a far ripartire i suoi, aveva vinto in un primo momento il contrasto Golia, poi l'arbitro ha colpito anche l'arbitro è stato colpito dal pallone che però torna in possesso di Capitan Marazzo per gli ospiti, che chiama in causa Saladini. Adesso ancora Matarazzo, chiude Ripoli che prova a venire in avanti a sua volta, viene fermato però dall'altro numero 3 della gara che è Saladini. Matarazzo, palla alta poi recuperata dall'altra parte da Napoli, c'è il fallo su Russo, l'abito lascia proseguire, palla per Cittadino, palla che schizza via dopo un contrasto, con calma adesso manovra all'indietro il Fronti, ci mette la testa su questo lancio in avanti Campana, determina il primo corner della partita e in favore del Fronti che lo andrà a battere con Dicello dal settore di sinistra. Gesto d'intesa nel frattempo i due giocatori protagonisti del scontro di poco fa, Talarico e Russo, allontana con i pugni Simari, poi allontana Napoli, il controllo da parte di Russo che si gira bene su un avversario, mette in movimento Capitan Golia che si incunea in un buon corridoio, viene strattonato per la maglia da Morelli. Qui c'era probabilmente tutti gli estremi per il cartellino giallo, l'arbitro però non ha preso nessun provvedimento nei confronti di Morelli, che è stato costretto a fermare Golia, che tra l'altro aveva individuato un buon corridoio, avrebbe potuto trasformare in maniera pericolosa l'azione da difensiva ad offensiva. Battuta lunga di La Banca, presa alta, sicura di Lanzo, un po' troppo in profondità la misura di questo lancio.
Siamo al 12° minuto del primo tempo, in vantaggio la Juvenile 1-0, il gol di Galati al 5° minuto. Ricordiamo chi ci consente la messa in onda in diretta di questo evento: Onig Tendaggi di Franca Salerno Consulenza Assicurativa, la Safim Architettura di Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari, la scommettendo.it e i suoi partners che sono visibili sul nostro player. Partita interessante all'avvio, abbiamo vissuto diverse emozioni. Subito al secondo minuto il calcio di punizione di Golia sugli sviluppi, del quale ha cercato la battuta sotto misura, mi sembra Russo, ma il pallone è terminato di poco fuori. Poi il gol di Galati al 5° minuto, al 7° il diagonale di Russo che è terminato fuori, all'8° ha provato a rispondere Lucchino per gli ospiti con una conclusione dalla distanza, palla che si è abbassata all'improvviso, ma Sibari aveva calcolato tutto bene. Ancora al 9° l'incursione di Russo dal settore di destra è stato fermato alla respinta del pallone, che adesso è andato ad incocciare sulla traversa. Secondo i giocatori del fronte c'è stato il tocco di Sibari, del portiere Simari, ma non è di questo avviso la terna arbitrale, che invece ha fatto effettuare la ripresa del gioco con la rimessa dal fondo. Sul settore di destra Davide Napoli, che ha fatto proseguire la traiettoria del pallone, si alza la bandierina adesso perché Vaccar nettamente oltre la linea difensiva dei giocatori di casa, questo gin completo bianco. Calcio di punizione, batte Chiappetta, palla al centro, la chiusura di Carchidi, poi palla sulla linea di metà campo, è andato a lottare la banca. Il fronte però manovra con Lucchino, porta in avanti questo pallone verso Vaccaro, suggerimento in profondità, non c'è nessuno, tranquillamente portiere Simari può far suo il pallone, messo in movimento Campana, da questi alla banca di prima intenzione, il suo suggerimento in avanti dà un po' di pressione alla difesa ospite, che poi in affanno prova a difendersi con l'intervento di Talarico, che evita sì il corner ma concede la rimessa laterale alla Juvenilia. Viene in avanti Campana, in classe 2000, ad effettuare la ripresa del gioco. Lo scambio con Galati, il traversone interessante, poi la difesa ospite alla meglio, recupera Napoli, domestica questo pallone, lo tocca all'indietro per Ripoli, un giocatore più arretrato nella propria formazione, che è costretto a toccare ancora all'indietro per il portiere Massimo Simari, che nella propria area di rigore effettua questo rilancio, prova a controllare Napoli, che poi riesce a servire Galati. Ancora lo scambio tra i due, Napoli supera in velocità un avversario, lo scambio, c'è un buon varco, Russo, il pallone sulla sinistra per l'inserimento di Falcone, che è in posizione regolare, una buona opportunità per la Juvenilia. Quarto d'ora dunque, ancora il pericolo creato dalla Juvenile, che è partita benissimo in questa gara. Fuori gioco però di Falcone, azione bella manovrata bene da parte della Juvenilia, l'idea di Marco Russo però ha trovato il compagno Falcone, che era, almeno a detta della terna arbitrale, in posizione regolare. Prova a guadagnare qualche metro Carchedi nella battuta di questo calcio di punizione, praticamente quasi sulla linea di metà campo. Di testa allontana la minaccia la banca, poi recupera ancora il fronte, ancora la banca che va a recuperare anche quest'altro pallone, l'apertura di Golia verso Marco Russo, controlla il pallone Russo, suggerimento per Napoli, si accentra bene Napoli per la banca, da questa a Golia di prima intenzione, l'apertura di Golia di testa, interviene doppio intervento da parte di Saladini, che riesce ad evitare il corner ma mette palla in fallo laterale. Sentiamo se è riuscito ad evitare il corner, perché
va a recuperare il pallone Rocco Ripoli, sarà rimessa laterale, si è vicinissimi alla bandierina del corner, ma rimessa laterale, una rincorsa lunga da parte di Ripoli, palla lunghissima all'altezza del primo palo, rimbalza pericolosamente in aria, poi la allontana Talarico. Lo scambio tra Campana e la banca, ora c'è Carbone sul pallone per la Juvenilia, tocca all'indietro per il proprio portiere sul pressing, tentativo di pressing alto da parte degli ospiti. Sibari si avventura in un dribbling, riesce a saltare un avversario, servito chiappetta da questi a Ripoli, poi Galati difende bene la possesso del pallone, subisce il fallo di Carchedi che lo mette giù nettamente, autore del gol che ha sbloccato il match al quinto minuto, Gaetano Galati. Siamo al 18° minuto di questo primo tempo. Capitan Golia che va a recuperare il pallone, lo batte rapidamente il calcio di punizione, servito la banca che chiama in causa Campana sul settore di destra, il cross di quest'ultimo di testa e sfiora letteralmente il bersaglio, torsione del busto sugli sviluppi di questo traversone della destra da parte di Falcone che ha letteralmente sfiorato il bersaglio. Continua a farsi pericoloso il Roseto. Napolina avanti, palla che rimbalza sul corpo di Morelli e arriva smorzata tra le braccia del proprio portiere Lanzo, che si appresta ad effettuare il rilancio di testa, prova ad intervenire Chiappetta che poi invece è finito a terra, in due giocatori a terra, si tratta probabilmente di Vaccaro e di Chiappetta. Chiappetta si sta rialzando, colpito al volto Chiappetta, ha avuto la peggio, per la verità è rimasto a terra anche l'avversario. Sono andati a lottare tutti e due su questa traiettoria alta. Vaccaro, ma digli qualcosa Capitan Golia, probabilmente di stare attento ai gomiti che ha alzato un po' troppo nella circostanza. Nel frattempo Chiappetta è uscito fuori dal rettangolo di gioco e deve fare altrettanto anche Vaccaro, perché per entrambi è stato necessario l'intervento delle proprie panchine. Per la verità nel frattempo Cittadino ha restituito palla al portiere del Roseto Simari, ma l'arbitro non aveva ancora accordato la ripresa del gioco, quindi bisogna ripetere tutto. Adesso la ripresa del gioco è regolare con Cittadino che ha restituito palla al portiere di casa Simari, proprio perché era stato il Roseto a mettere palla fuori nella circostanza precedente, arretrato sulla linea dei propri difensori Capitano Golia, perché Chiappetta è ancora fuori, mentre c'è Russo che va a lottare su questo pallone, guadagna calcio di punizione, fallo questa volta è di Saladini, un arbitro interviene ad accordare il calcio di punizione e nel frattempo vediamo che c'è ancora Chiappetta fuori dal rettangolo di gioco, è rientrato invece Vaccaro che era stato il giocatore protagonista dello scontro, si sta riavvicinando però al rettangolo di gioco Chiappetta e forse adesso chiederà l'autorizzazione a rientrare, l'arbitro a distanza concede l'autorizzazione, Chiappetta rientra in campo. Si riprenderà con questo calcio di punizione. Questa volta è la banca vicino al punto di battuta. Ci sono tre uomini in barriera per quanto riguarda il fronti. Parte la battuta alta, però la conclusione tentata da Stefano Labanca quando siamo giunti al 21° minuto di questo primo tempo. Ne approfittiamo per ricordare i nostri sponsor che sono la Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari, la Scommettendo.it e i suoi partners che
sono visibili in grafica sul player. Prova a controllare Galati al limite dell'area, tocca all'indietro per la banca che prova a saltare in dribbling un avversario, si allunga troppo il controllo del pallone, riparte adesso il fronte sul settore di destra, è servito Pellegrino che si affanna alla rincorsa del pallone ma non può controllarlo, tra l'altro lo tocca quando lo stesso è già terminato, forse già in fallo laterale, il pallone è terminato poi sul fondo, però mi sembra che si riprenderà con una rimessa laterale, così infatti Antonio Carbone, classe 99, è andato a recuperare il pallone, effettua la rimessa verso Capitan Golia che lascia sfilare il pallone in avanti per Galati, poi il lancio verso Russo che è stato anticipato di testa da Talarico che ha messo il pallone in fallo laterale, la ripresa rapida verso Galati, fermato Cittadino, classe 2000. La chiusura di Ripoli che anticipa tutti, preferisce non rischiare, mette il pallone in fallo laterale. Rocco Ripoli, numero 3 nelle file del Roseto, in classe 91. Morelli ad effettuare la rimessa laterale per la scommettendo appunto i fronti. Prova a controllare il pallone Vaccaro che però se l'è portato oltre la linea laterale. La banca, il rilancio, non ci sono compagni in quella zona, prova adesso Galati, desiste però a rincorrere il pallone che è già tra le braccia di Lanzo che ha messo subito in movimento Carchedi, lo scambio con Lucchino, c'è cioè il pressing di Russo, ne vengono fuori bene i giocatori del fronte in questo caso, Carchedi, Carbone dall'altra parte, batti e ribatti in questo frangente. Va Falcone a lottare su questo pallone, la rimessa per la scommettendo.it sotto per una rete a zero quando siamo al 24esimo minuto di questo primo tempo, il gol di Galati che ha sbloccato il match al quinto minuto di questa prima frazione di gara. Vi ricordo gli assenti importanti nelle file di casa che sono Naglieri, Infantino e Ciuffi, tutti per infortunio, anche Zangaro ha avuto un problema nella vigilia di questo match e purtroppo anche lui, Zangaro, il classe 2000, non può essere a disposizione della propria squadra. Invece mi sembrano tutti disponibili i giocatori del presidente Giuseppe Pagnotta della scommettendo.it di Fronti, Fronte che presidia la linea difensiva con Morelli a sinistra, con Saladini a destra, con i due centrali che sono Carchedi e Talarico, centrocampo affidato a Lucchino che è uno dei più attivi tra i suoi, capitano Matarazzo sempre sulla linea mediana dove opera pure Pellegrino sul settore di destra, Chiappetta allontana questo pallone sul settore di sinistra, abbiamo visto già impegnato in più di una volta Cittadino che è un altro giovane, classe 2000, davanti opera più prevalentemente Vaccaro e Dicello che gioca qualche passo più indietro, Galati, anticipo di Talarico, ancora Galati che mette subito in movimento Marco Russo, l'idea è buona ma c'era Carchedi in chiusura, proprio era rimasto l'ultimo baluardo, Carchedi di testa, Ripoli anticipa tutti, la banca di prima verso Golia, vince il contrasto però Pellegrino, palla al limite, l'uscita puntuale da parte di Mattia Chiappetta che allontana la minaccia. Lucchino mette fallo Golia, c'è il calcio di punizione in favore del Fronti, allontana i propri compagni portiere Simari che li invita a stare al limite dell'area, non far entrare gli avversari nell'area dei 16 metri. Aspettiamo la battuta di questo calcio di punizione a favore degli ospiti.
sembra Dicello pronto alla battuta. La pressione basso, allontana Golia, pallone in penaltissimo di testa, interviene Talarico. È ancora rimasto il giocatore più arretrato per i suoi. Scodalina avanti questo pallone Golia per Russo, subisce il ritorno della difesa maglia scura che riesce ad allontanare. Di testa ancora Ripoli, sta facendo buona guardia all'indietro Ripoli, attenzione adesso Matarazzo ruba palla agli avversari, prova a suggerire per Pellegrino sul settore di destra, la chiusura però su di lui di Carbone che mette palla in fallo laterale. 27 i minuti nell'arco del primo tempo, 1-0 il punteggio in favore della Juvenilia che ha iniziato bene questa partita creando diversi pericoli. Ha provato a rispondere Lucchino per gli ospiti all'ottavo, ma altre opportunità invece le ha create il Rosito che è stato costantemente pericoloso nel primo quarto d'ora, poco più. Adesso la banca, la finta, poi servizio per Galati che guadagna la rimessa laterale davanti praticamente alla panchina ospite. Carbone con le mani a cercare Galati che è stato anticipato, poi interviene ancora Ripoli, doppio intervento di Ripoli, capitan Golia sulla destra per Chiappetta, controllo da parte di Talarico al centro della propria difesa aiutato poi dai compagni mentre comincia a scendere qualche pioggia, qualche goccia di pioggia qua al stadio comunale di Roseto. Fuggi generale. Lontana Russo, pallone finisce in fallo laterale. Palla che pericolosamente danza al limite dell'area, poi c'è Campana che perfeziona il disimpegno, il controllo da parte di Galati, anzi di Russo che tocca all'indietro per Golia, palla che finisce in fallo laterale. Era prevista pioggia ma un po' più in là come orario, invece pioggia che ha sorpreso un po' tutti in questo momento. Manovra Lucchino, il tocco all'indietro per Saladini, adesso Dicello per Pellegrino sul settore di destra, il traversone pericoloso, allontana Chiappetta, ancora il fronte prova a rimanere in zona d'attacco, pallone recuperato da Carchedi per Decello, prova a chiudere su di lui Falcone, riesce Falcone nel primo momento, anzi Carbone, ad allontanare la minaccia, poi Lucchino spinge ancora in avanti i suoi. La banca va via tra due avversari, viene messo giù e qui ci sono gli estremi per il cartellino giallo. Scontro tra i due capitani, viene ammonito al 31esimo del primo tempo. Matarazzo. E la banca che va alla battuta lunga di questo calcio di punizione, palla direttamente oltre la linea laterale. Thank you.
lascia sfilare il pallone la banca che termina in fallo laterale. Rimessa con le mani, interviene Carrachidi, anzi Lucchino che allontana, lo scambio tentato con Pellegrino, la chiusura della Juvenilia per Marco Russo che si catapulta sul pallone, c'è l'uscita da parte di Lanzo che viene protetto anche da Talarico che riesce a tenere sotto controllo Russo che si era involato verso il pallone. Di testa Ripoli, ancora una volta di testa, le prende tutte lui, anticipa tutti i compagni ed avversari, mette palla in fallo laterale. Questo è Vaccaro che adesso si è spostato sul settore di destra, gli porta via il pallone Falcone in un primo momento, poi il pallone viene messo in fallo laterale dai giocatori della Roseto. Ultimo tocco è di Pellegrino, la palla finisce in fallo laterale, dunque la rimessa è in favore della formazione di casa che conduce per una rete a zero quando siamo giunti al 33esimo minuto del primo tempo. La banca, poi Galati sfiora soltanto il pallone, anzi forse con una mano, però l'arbitro interviene, c'è il calcio di punizione, Matrazzo per gli ospiti, ha messo subito in movimento Lucchino, lo scambio con De Cello, ancora Matarazzo che prova l'apertura sul settore di sinistra, il tentativo al volo di Morelli, si oppone bene Napoli, resta però in possesso del pallone la formazione della scommettendo.it, finisce a terra Vaccaro che si lamenta, chiede un calcio di rigore, frattempo Simeri ha già effettuato il rilancio, Russo di testa, la chiusura del solito Carchedi. Poi Ripoli subentra lui nell'azione, prova a spingere sul settore di sinistra ma si porta il pallone oltre la linea laterale, dunque rimessa che spetterà agli ospiti che hanno già ripreso il gioco con il lancio lungo di Carchedi, l'anticipo tentato da Ripoli, poi chiappetta di testa per Carbone che allontana. Ancora la banca verso Falcone che mette in movimento Galati, si è spostato a sinistra Galati, prova ad entrare in area di rigore, effettua il traversone sul secondo palo, è troppo alto per Napoli che aveva seguito bene l'azione, pallone finisce in fallo laterale dalla parte opposta, incursione sul settore di sinistra questa volta da parte del Roseto. Resistenza laterale, di testa interviene Campana, poi Golia per la banca, lo scambio tra i due, il sinistro del capitano, può intervenire però Lanzo con sicurezza, ha già messo in movimento Carchedi, è lui che va all'impostazione per i suoi, tocco centrale verso Lucchino che salta un avversario, è imposta lui per la propria formazione, ora sul settore di destra per Saladini, palla che tocca sul corpo di Falcone, finisce in fallo laterale, la rimessa già effettuata verso De Cello, attacco su di lui, forse ci sono gli estremi per il fallo, l'abito ha lasciato proseguire, ancora De Cello in possesso della palla, servito Vaccaro, su di lui l'anticipo del puntualissimo Ripoli, molto positivo in questa prima parte di gara, poi il pallone che finisce in fallo laterale, ha provato Carbone ad evitare la rimessa. Continua a piovere qui a Roseto, pioggia adesso non è proprio intensa e viene in avanti il Fronti. Ha guadagnato una rimessa laterale in zona d'attacco, la formazione allenata da mister Cadiddu che va adesso alla battuta di testa, ancora Ripoli per Russo, Russo controlla, si gira, prova a servire Falcone ma è ancora il Fronti che rilancia davanti questo pallone, con calma Campana lo controlla, resiste anche all'attacco di Cittadino, il lancio della banca di prima intenzione verso Russo, allunga la traiettoria del pallone, palla per Galati, lo scambia ancora tra i due, poi Galati può mettere in movimento sul settore di sinistra Falcone, lo fa
aspetta l'inserimento di Golia, 2 contro 2 la situazione, Golia ha cercato di servire Russo con il corpo, Carchedi però si è opposto, il pallone è finito in fallo laterale, opportunità ancora per il Rosito che però non sfrutta queste buone opportunità, anche se l'idea di Golia era giusta, ha cercato con l'esterno di servire Russo che si era liberato al centro, è andato i due giocatori a chiudere su di lui, l'idea era questa, rimessa laterale, allontana di testa Lucchino, la panca che va a controllare questo pallone, servito Ripoli che viene fermato, adesso il Fronte che prova a manovrare, ballato il rilancio, Golia va a recuperare il pallone, la banca, è buono il suggerimento per Russo, rimedia in qualche modo ancora Carchedi che mi sembra soprattutto all'indietro uno dei migliori tra i suoi, già effettuato diverse chiusure importanti il giocatore con la maglia numero 4 nelle file del Fronti. 38 sono i minuti di questo primo tempo, 1-0 il vantaggio della Juvenilia. Ricordiamo i nostri sponsor che sono la Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari, la scommettendo.it e i suoi partners che compaiono in grafica sul nostro player. Proteste adesso per il fallo su Vaccaro, si proclamano innocenti tutti i giocatori della Juvenilia. Si riscaldano un po' gli animi in campo, i giocatori della Juvenilia sottolineano non aver commesso nessun fallo nei confronti di Vaccaro, nel primo momento l'arbitro aveva lasciato proseguire, poi è intervenuto accordando il calcio di punizione, si lamentano anche di questo i giocatori della Juvenilia, ovviamente invece hanno sostenuto la tesi di Vaccaro i compagni della scommettendo.it. La rimessa viene effettuata dal Juvenile che restituisce palla al portiere Simari, ripeto proteste da parte di Vaccaro, Robito aveva lasciato proseguire, intervenuto ma il pallone era terminato fuori, un fallo laterale. Di testa Ripoli che allontana, poi Galati per Russo, prova a controllare il pallone. Il lancio di Golia verso Russo, forse questa volta anche lui si aiuta con la mano, con un braccio largo, protesta Russo ma l'arbitro è intervenuto, ha fischiato il calcio di punizione in favore ospite. Nel frattempo ci concede una tregua alla pioggia, al momento non sta più piovendo, l'arbitro accorda il calcio di punizione in favore del Fronti, qualche chiarimento un po' vibrante in gradinata, calcio di punizione dunque con il quale si riprenderà il gioco, 41 minuti di questo primo tempo con la Juvenile in vantaggio 1-0, partita bene la formazione di mister Fiorello che ha premuto sull'acceleratore nel primo quarto d'ora, ha creato diversi pericoli e soprattutto sbloccato il match al quinto minuto. Adesso Ripoli allontana il destro di De Cello, palla fuori bersaglio. Da un po' il Roseto
non ha più spinto in maniera costante, ma è riuscito a creare un paio di ripartenze la formazione dei presidenti Bruno e Benevento, che adesso riprenderà il gioco con la rimessa dal fondo da parte di Simari, che sistema con cura il pallone in vertice della propria area di porta e adesso lo rimette in gioco la banca di testa. Poi Galati, dall'altra parte Carchedi, l'anticipo di Chiappetta, ancora Chiappetta, doppia chiusura, strattonato Chiappetta, nella circostanza il fallo lo ha commesso lui, dice il direttore di gara, su Cittadino, quindi calcio di punizione per gli ospiti. Anticipo da parte di Napoli, l'arbitro lo giudica falloso su Cittadino, che è finito a terra, calcio di punizione. Signor Gervasi, Alessandro Gervasi, direttore di gara, ricordo Terna tutta di Cosenza, quest'oggi Giuseppe Catanzariti e Vittorio Beltrano sono i suoi collaboratori. Sono andiamo errati, Gervasi ha già diretto la Juvenilia in questa stagione, forse in occasione della gara con la Rossanese, ci suggeriva un collega di Coppa, nella primo turno insomma di Coppa. C'è adesso De Cello sul punto di battuta, sono quattro gli uomini in barriera per la Juvenilia. Parte la battuta, Simari però controlla con facilità la traiettoria del pallone, effettua qualche passo ma controlla tranquillamente la sfera. Adesso si appresta ad effettuare il rilancio, lunga la traiettoria del suo pallone. Galati sulla sfera, aspetta l'inserimento di Napoli, poi effettua il traversone, prova a cambiare fronte. Saladini lascia sfilare il pallone, lo accompagna oltre la linea bianca e si appresta ad effettuare la rimessa a sua volta. Ci avviamo al termine di questa prima frazione di gara. Galati, la banca, Galati ancora, suggerisce Napoli che si fa vedere sul settore di destra, va a lottare Napoli con un paio di avversari che però si impossessano della sfera. Lucchino, ancora la chiusura, stavolta da parte di Carbone, si allunga la traiettoria del pallone, non riesce a tenerlo in campo, ma è importante la sua chiusura perché il fronte si stava portando pericolosamente in avanti. Ancora Carbone in anticipo, ancora palla in fallo laterale, più avanti però rispetto alla battuta precedente, che viene affidata sempre a Saladini, maglia numero 3, i giocatori in maglia scura, completo praticamente nero quello dei giocatori del fronte, la scommettendo appunto it di fronti. Russo stretto tra due avversari, Russo commette fallo su Morelli. Chiede scusa Russo all'avversario, c'è un gesto di intesa tra i due, Russo e Morelli nella circostanza. Matarazzo, il capitano degli ospiti, viene a battere questo calcio di punizione. La battuta lunga di testa allontana Galati, che è andato a dare manforte ai suoi all'indietro, poi c'è questo tentativo dalla grande distanza ancora da parte di Lucchino. Conclusione però nettamente fuori bersaglio. Siamo con il direttore sportivo Marcello Martucci della Juvenilia. Ottimo l'avvio nel primo quarto d'ora del Roseto, poi qualche buona ripartenza, però non più costantemente all'attacco, costantemente in pressione sull'avversario. Sì, no, diciamo che stiamo un po' soffrendo, ecco adesso è terminato il primo tempo, respiriamo un pochettino, dai. Ci vuole questa sosta? Ci vuole questa sosta perché è un momento un po' particolare.
In effetti stava venendo fuori il Fronti, che ha tentato un paio di affondi, pericoli veri e propri verso la porta di Semari non ce ne sono stati. Si chiude qui il primo tempo sul punteggio di 1-0. Vi ricordo è stato Gaetano Galati a sbloccare il match al quinto minuto per la Juvenilia. Ricordiamo gli sponsor che ci consentono la messa in onda in diretta di questo evento su www.eventiindiretta.it: Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari e la scommettendo.it e i suoi partner, che tra l'altro potete vedere sul player. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, grazie a Nunzio Procacci per le immagini. Ci fermiamo qui, ovviamente vi aspettiamo tra poco per commentare insieme le fasi relative alla ripresa. 1-0 squadre negli spogliatoi in favore della Juvenilia, tra poco. Le squadre stanno rientrando in campo per dar vita al secondo tempo tra la Juvenilia, Roseto Capospulico, scommettendo.it, Fronti, una delle partite in programma nell'ambito di questa quarta giornata di andata del campionato di promozione calabrese Girone A, ma rettifichiamo per correttezza, l'arbitro Gervasi ha diretto già la Juvenilia. La segnalazione del nostro collega era stata precisa nella partita contro l'Olympic Acri. Io ho commesso un errore citando la Rossanese, non era in quella partita, invece l'Olympic Acri, una partita tra l'altro che la Juvenilia ricorda bene perché era in vantaggio nel frattempo partiti per il secondo tempo, e poi qualche protesta da parte dei giocatori rossoblu, due calci di rigore contro assegnati dal direttore di gara, proprio lo stesso signor Gervasi, uno per la verità c'era tutto, l'altro invece ha suscitato diverse proteste da parte dei giocatori di mister Fiorello. Adesso Cittadino prova a controllare questo pallone, allontana la minaccia campana. Non mi sembra ci siano state novità durante l'intervallo. Ricordiamo prima di tutto gli sponsor che ci consentono di realizzare questo evento su www.eventiindiretta.it, e sono la Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari e la scommettendo.it con i suoi partners che sono visibili sulla grafica. Nel nostro player Marco Russo ha girato, anzi Galati nella circostanza aveva girato un avversario. Ricordiamo che nel corso del primo tempo è stato ammonito Matarazzo, il capitano del Fronti. Per la verità forse l'arbitro avrebbe dovuto estrarre il cartellino almeno un altro paio di circostanze. Ha concesso forse un po' troppo ai giocatori in campo, rischiando
pericolosamente di far innervosire gli animi. Adesso c'è questo calcio di punizione. Stefano Labanca pronto alla battuta, si è portato in avanti anche Ripoli al limite dell'area, oltre a Falcone, Galati e Russo. C'è una novità, c'è Donato, numero 19, Francesco Donato, classe 99, invece nelle file della Juvenile, che ha toccato il pallone proprio in questo momento. Tra l'altro sta correndo all'indietro per recuperare la sua propria posizione, che è a centrocampo. Quindi c'è stato un cambio durante l'intervallo. Adesso li andiamo a guardare meglio, i due schieramenti. Controlla il pallone Russo quando lo stesso però è terminato fuori. Non mi sembra di rivedere in campo Napoli. Allora forse è stata proprio questa la sostituzione, sì. Vediamo, adesso c'è il rilancio da parte di Chiappetta. Di testa interviene Falcone verso Galati, va a lottare su questo pallone, palla che finisce in fallo laterale per l'arbitro. Si tratta di rimessa in favore della scommettendo.it. E quindi c'è Campana a destra, non c'è più il numero 4 Davide Napoli nelle fila della formazione di casa, quindi è rimasto nello spogliatoio il numero 4 di mister Fiorello. Al suo posto è entrato il numero 19 Donato. Russo, palla che torna in possesso di Saladini, poi Lucchino all'indietro per Carchedi. Di testa lontana Ripoli. Lucchino all'indietro per Carchedi. Tra gli ospiti ancora lo scambio tra i due. Saladini. Anticipo di Golia che commette fallo. Interviene il direttore di gara, calcio di punizione per fallo su Di Cello commesso da capitan Giovanni Golia. Ma tutto il calcio di punizione, Di Cello recupera Russo. Prova ad andare via tra due avversari che erano De Cello e Lucchino. De Cello che adesso ha recuperato il pallone. Vaccaro, l'apertura sul settore di sinistra, si alza la bandierina però del signor Beltrano, c'era un varco sul settore difensivo di destra della Juvenilia, ha provato ad infilarsi proprio da quella parte il fronti, ma è stato fermato dalla segnalazione del signor Beltrano. Vi ricordo che la partita è diretta dal signor Gervasi di Cosenza con gli assistenti Catanzariti e Beltrano, sempre di Cosenza, tutta Cosentina, questa terna arbitrale di oggi. Galati prova a fermare il rilancio, Marco Russo che serve proprio verso Galati, Carchedi è sempre lì attentissimo, chiude la banca ancora prova a subentrare nuovamente nell'azione, poi il contrasto vincente da parte del neo entrato Donato. La banca di sinistro smorzato nella conclusione, termina dalle braccia di Lanzo, deviato da un giocatore del fronti. Rinvio Golia, pallone che diventa preda però dell'altro capitano Matarazzo, fa ripartire il suo Lucchino, servito De Cello da questi a Saladini, tiene in campo il pallone a Ripoli, anticipa Saladini. Contrasto tra i due, questi è Pellegrino, palla al limite, ancora Ripoli di testa, puntualissimo, ennesima chiusura. Galati messo in movimento dalla banca, in anticipo però Talarico fa buona guardia, lascia sfilare il pallone, lo accompagna sul fondo, guadagna la rimessa in proprio favore sul tentativo di disturbo da parte di Galati. Lucchino, è lui che ha imposto questo ennesimo pallone per i suoi.
Carchedi ha servito Saladini, ruba palla a Russo che tocca all'indietro per Golia. Da questa è la panca. Galati fermato dall'intervento in acrobazia. Pellegrino trova un varco sulla destra. Decello, Pellegrino ancora. Vaccaro, l'anticipo tentato su di lui da parte di Ripoli determina questo calcio di punizione in favore degli ospiti, che sono cresciuti con l'andare del tempo nel corso della prima frazione, messi sotto dal ritmo e dall'inizio ottimo da parte del Roseto. Poi però dopo il primo quarto d'ora, 20 minuti, è venuta piano piano fuori la formazione di mister Cabiddu, che ha tenuto una certa, un certo predominio territoriale, fatto un po' soffrire la Juvenilia. Il destro di Golia, la deviazione forse di Matarazzo, palla in corner, diventa 1-1 il conto dei corner. E viene richiamata l'attenzione del direttore di gara per effettuare la sostituzione. C'è anche il primo cambio nelle file degli ospiti. Vediamo, sta per uscire proprio Matarazzo, mi sembra il capitano. Sì, ha lasciato la fascia di capitano al vice, che è Carchedi, e dunque sostituzione dal sesto minuto della ripresa. Anzi, siamo al nono minuto della ripresa. Vediamo se cambierà qualcosa anche dal punto di vista della disposizione tattica. È entrato Caruso nelle file del Fronti al posto di Matarazzo. Batte il calcio d'angolo di testa contrastato Galati, poi il tentativo di Labanca servito di testa da neo entrato Francesco Donato, classe 99. Conclusione di Labanca, però non ha inquadrato la porta avversaria. Nel frattempo era finito a terra Saladini sugli sviluppi proprio del corner. Si è rialzato però il giocatore con la maglia numero 3 nelle file degli ospiti ed è andato a riprendere il suo posto. Sfiora la banca. Lancio di Decello, fuori gioco, si alza la bandierina proprio nei confronti del non entrato Caruso. Falcone, palla al centro, Saladini con calma tocca di testa all'indietro per il proprio portiere Lanzo, opportunità che andava sfruttata meglio. Fermato il tentativo degli ospiti da parte di Donato, che ha messo palla in fallo laterale. Effettuata la rimessa, Decello, Golia recupera, lo scambio con la banca, ancora palla di ritorno verso la banca. Russo centralmente per la banca, anzi per Falcone, guadagna metri adesso la formazione di mister Fiorello. Galati in area di rigore, effetto il traversone, allontana il Fronti, prova a subentrare Donato che va a lottare su questo pallone. Carchedi è diventato il capitano dopo l'uscita di Matarazzo. Golia mette palla in fallo laterale, scontro tra i due nuovi capitani. Golia dall'inizio per il Roseto, Carchedi da qualche minuto per la scommettendo.it. Rimessa ancora in favore della Fronti, si porta più avanti numero 3 Saladini, pronto ad effettuare la rimessa con le mani, cerca un compagno su cui indirizzare il pallone, lo trova in Vaccaro ma allontana la difesa di casa, e poi Carchedi di testa mette in fallo laterale. Si scusa con un compagno, Carchedi, che non era riuscito a servirlo. Con le mani è pronto Carbone. Galati non controlla il pallone. Pellegrino centralmente per Vaccaro, gli ruba palla alla banca verso Golia. Golia preferisce non rischiare, chiama all'intervento il proprio portiere
Simari, Massimo Simari, il rilancio di quest'ultimo. Sfiora soltanto il pallone Falcone, poi l'anticipo di Chiappetta, ma c'era posizione regolare, forse di Vaccaro che stava rientrando dal fuorigioco, l'ha fatto ma troppo tardi, quando l'arbitro, su segnalazione del proprio assistente, signor Beltrano, ha fischiato la sua posizione regolare, concedendo dunque il calcio di punizione in favore della Juvenilia di Roseto Capospilico. 6 punti in classifica prima di questa partita, un punto quelli del scommettendo appunto it di Fronti. Chiappetta, calcio di punizione, battuta lunga di testa, interviene Morelli, poi la banca prova a sfondare dal settore di destra, chiuso l'anticipo ancora di Ripoli, la banca si gira bene anche sul ritorno da parte di Lucchino, che viene saltato da Golia, palla in corridoio, chiude il Fronti. Donato prova l'apertura verso Falcone, la chiusura questa volta è di Morelli, mette palla in fallo laterale. Tredicesimo minuto nella ripresa, il punteggio resta invariato 1-0, il vantaggio della Juvenilia sulla scommettendo.it, gol di Galati, Gaetano Galati al quinto minuto del primo tempo. Gli sponsor di oggi sono Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari, la scommettendo.it e i suoi partners che sono visibili in grafica sul nostro player. Rimessa laterale per il Fronte, con Saladini che avanza di qualche passo rispetto alla battuta precedente, prova a servire il nuovo entrato Caruso, fermato però Golia per Galati, intervento di gioco pericoloso su di lui di Carchedi, che ha alzato un po' troppo la gamba. Con calma la Juvenilia lascia l'incarico della battuta di questo calcio di punizione, capitano Golia a Rocco Ripoli con il sinistro a cercare Russo, sfiora di testa prima Saladini, poi la difesa rimedia di testa Donato, c'è il fallo, sì, a giudicare dal punto di battuta dal quale sta riprendendo il gioco Carchedi, il capitano, vice capitano inizialmente, adesso è diventato capitano dal nono minuto della ripresa, quando è uscito Matarazzo, sostituzione anche per la Juvenilia. Durante l'intervallo è entrato Donato, Francesco Donato, al posto di Davide Napoli. Rimessa per gli ospiti, lascia l'incarico Pellegrino a Saladini, palla ancora per Saladini, il cross di Saladini è decisivo, l'intervento di testa di Ripoli, c'erano un paio di avversari alle sue spalle, un controcross da parte di Morelli, il pallone però finisce sul fondo, non deve nemmeno intervenire in questa circostanza Simari, che si limita ad andare a recuperare il pallone. Ancora viene richiamata l'attenzione del direttore di gara, c'è un altro cambio, questa volta nelle file della Juvenilia esce il numero 21 Falcone, Giuseppe Falcone, che è un 77, al sedicesimo minuto notiamo questa sostituzione. Entra il numero 28 Bruno, che si sposta a sinistra, di testa allunga la traiettoria del pallone Donato, favorevole proprio Bruno, da questi alla banca che effettua l'apertura sulla destra per Russo, che lascia rimbalzare il pallone, riesce però a tenerlo in campo, si accentra Russo, effettua questo traversone, costretto ad intervenire Talarico, che mette il pallone in corner perché alle sue spalle c'era in agguato Gaetano Galati, che
ripeto, al quinto minuto del primo tempo ha sbloccato il match. Pronto dalla bandierina Stefano Labanca, aspettava soltanto l'arrivo del pallone per poter effettuare la battuta di questo calcio d'angolo. Sono in quattro gli uomini in area di rigore della Juvenile, in area di rigore avversaria. Russo controlla il pallone, lo tocca all'indietro, proprio verso Labanca che si accentra, il sinistro, deviato però. Deviato probabilmente da Cittadino, ma c'era un muro davanti a sé, ha cercato un varco. Stefano Labanca, classe 93, ha respinto ancora in corner il suo tentativo, il terzo corner, secondo tempo per la Juvenile, ancora la battuta, tentativo di Russo, la palla è stata allontanata dal fronte che prova a venire in avanti, la chiusura, molto attivo Donato, è entrato subito in partita, palla per Galati e poi c'è l'intervento in chiusura di Morelli, buona l'idea di Russo, un po' meno però nella praticità perché Galati servito meglio poteva involarsi solissimo verso la porta avversaria, è stato costretto un po' a defilarsi e ha dato modo a Morelli di poter intervenire provocando quasi il terzo corner consecutivo, il quarto comunque in questo secondo tempo, mi sembra non ne avesse abbattuti nel primo tempo la Juvenile. Palla al primo palo, Russo, il gol, il raddoppio, la girata di Russo all'altezza del primo palo, il 2-0 della Juvenile che raddoppia al 19° minuto della ripresa. Marco Russo che va a festeggiare con i suoi compagni e tifosi. Raddoppio dunque di Marco Russo al 19° minuto, ha girato a rete. Sugli sviluppi del corner di Labanca, che di corner ne ha battuti praticamente tre consecutivi, o comunque nel giro di brevissimo tempo. 2-0 il match. Golia in pressing sul giocatore Caruso che riesce a vincere un contrasto, poi suggerisce per Morelli la chiusura però di Golia in fallo laterale, ha cercato forse il corpo dell'avversario, non lo ha trovato, dunque la rimessa è ospite con Morelli in corsa lunga per lui, palla proprio all'altezza del dischetto, attenzione al tentativo di girata proprio sotto porta, conclusione forse di Caruso che è stata smorzata e Simari fatto suo il pallone senza grossi problemi. Di testa interviene Carchedi che forse si disturba però con Talarico, interviene Galati per Labanca, la finta di Labanca che effettua il cross al centro un po' alto per Bruno che era andato incontro al pallone, cercare una opportunità ed è stato scavalcato di poco dalla traiettoria del pallone. Punge la Juvenile ovviamente adesso forte del doppio vantaggio con il Fronti che ha aperto forse ulteriormente le proprie maglie difensive. Golia, palla verso Bruno, buona posizione Bruno, non è perfetto il controllo ma era riuscito comunque a portarsi in avanti il pallone, poi ha subito la chiusura da parte di Talarico che aveva protestato insieme ai suoi compagni giudicando posizione irregolare l'avanti Rosetano. Non riesce Caruso a servire di testa in avanti Cittadino, il pallone è terminato in fallo laterale, la rimessa con le mani viene affidata a Giovanni Campana, asse 2000, palla per la banca che prova a evitare la ripartenza di Lucchino, riesce nell'intento ma per l'arbitro lo fa in maniera irregolare, calcio di punizione per i Fronti già battuto, l'arbitro per ora di spalle non ha autorizzato ancora la ripresa del gioco. Nel frattempo Galati si avvicina alla panchina, ne approfitta per dissetarsi, lo stesso fa anche Marco Russo,
non è stato previsto e la break a metà di ogni frazione di gioco, almeno non è stato effettuato nel primo tempo, il cosiddetto cooling break per consentire ai giocatori di dissetarsi. Una giornata caldissima oggi assolutamente, anche se a tratti il cielo era stato più pulito e quindi insomma l'influenza del sole si sentiva, però come avete visto nel corso del primo tempo c'è stato anche qualche scroscio di pioggia. Ruba palla a De Cello che poi finisce a terra, Golia subisce il cartellino giallo, ammonito Golia al 23° del secondo tempo. È stata effettuata la sostituzione, è entrato nel frattempo De Grazia, il numero 13, al posto di Saladini, mentre è rimasto a terra un giocatore della Juvenilia. C'è Russo a terra, probabilmente Russo che è rimasto a terra nell'azione precedente. Sì, è Marco Russo, si sta avvicinando adesso a lui proprio staff sanitario. Nel frattempo c'è un po' di movimento sulla panchina della Juvenilia perché potrebbe essere necessaria una sostituzione. Nel 23° dunque del secondo tempo è entrato nel campo De Grazia per gli ospiti al posto di Saladini. Prima nelle file della Fronti è entrato Caruso al posto di Matarazzo. Caruso che però è un attaccante, mentre Matarazzo era difensore centrale. Calcio di punizione, sembra finalmente pronto per effettuare la ripresa del gioco. Mi sembra che sia rimasta in 10 la Juvenilia, sì, perché Marco Russo è fuori. Galati che allontana la minaccia, è andato a dare Manforte, i suoi guadagni anche la rimessa laterale, grande volontà da parte di Gaetano Galati che ha avuto il merito di sbloccare la match quest'oggi proprio dopo 5 minuti. Calcio di punizione di Golia di testa, il suo primo tentativo sul quale si era opposto Lanzo, ma poi lo stesso Galati da sotto misura è andato a battere in rete determinando l'1-0 per la propria formazione. Chiappetta la difende ottimamente con il proprio corpo dall'attacco di Cittadino, che adesso va a recuperare il pallone, lo tocca verso Simari che deve effettuare la ripresa del gioco quando siamo arrivati al 25° di questa seconda frazione di gara. 2-0 il punteggio per la Juvenilia. Vi ricordo i gol al 5° del primo tempo Galati, al 19° della ripresa il raddoppio di Russo. Campana, la rimessa laterale lui affidata, serve Galati, poi Golia, poi Bruno, prova a far proseguire Russo che nel frattempo è stato fermato da un avversario. La banca va a recuperare il pallone, si porta in area di rigore quasi sul fondo e poi l'intervento in scivolata di Galati è stato contrastato, forse lo stesso Russo al momento della battuta. Altra occasione però che la Juvenilia non è riuscita a concretizzare, affondato letteralmente dalla destra in questa incursione. Bravo Stefano Labanca, ha messo al centro un buon pallone e la Juvenilia ha sfiorato la terza marcatura. Bruno messo giù, lui protesta ma per l'arbitro è tutto regolare, subentra l'azione Golia, ora il fallo c'è ed è commesso dal capitano di casa. Vi ricordo l'intervento di poco fa, c'è adesso questa battuta da parte di De Grazia che è entrato da pochi minuti sul terreno di gioco. De Grazia ha rilevato Saladini
ed ha rilevato anche la sua posizione più o meno in campo, che era quella della corsia destra. Attenzione, errore da parte di Talarico nel disimpegno. Galati con il corpo entra in area di rigore, il destro, la respinta di Lanzo che riesce a evitare la terza capitolazione alla propria porta. Bravo Lanzo nella circostanza, gran destro di Capriati che con il corpo ha difeso il pallone. 27esimo minuto. Carchiti mette in movimento De Grazia. De Grazia il servizio a lungo l'out di destra, il pallone però finisce fuori. Allentano i ritmi ovviamente i giocatori in completo bianco della Juvenilia. Forse torna qualche goccia di pioggia. Carbone, il lancio in avanti, lotta Bruno su questo pallone che finisce però in possesso del Fronti con il tocco all'indietro di Carchedi verso il proprio portiere. Il rilancio di prima intenzione di Lanzo non trova né compagni né avversari, finisce direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani da parte di Carbone, poi intervento di Lucchino. Galati che va a recuperare questo pallone, tentativo di Pellegrino che ovviamente non si è accorto della presenza dell'avversario che è arrivato alle spalle. Galati è andato a lottare anche su questo pallone, ammirevole la prova come al solito di Gaetano Galati. Oltre al gol è stato colpito però al petto dal rilancio dell'avversario che ovviamente se l'è ritrovato alle spalle all'ultimo momento e non lo ha probabilmente visto. Qualche problemino per Galati che adesso sta cercando di recuperare, tra l'altro è fuori dal rettangolo di gioco, potrebbe anche riprendere il gioco senza di lui, ma invece si è rialzato senza l'intervento dei sanitari, quindi si può riprendere. Golì è pronto a battere il calcio di punizione. Nel frattempo c'è un uomo in piedi da parte della Juvenilia, pronto a subentrare, sì, pronto un altro cambio. Numero 14 De Caro nelle file della Juvenilia, vediamo chi gli cederà il posto. È Russo che viene sostituito dal trentesimo della ripresa, dunque in campo De Caro il posto di Marco Russo che forse non aveva tanta voglia di uscire. Gol comunque per il duo offensivo di mister Fiorello, hanno segnato prima Galati e poi appunto Russo che adesso stringe la mano al suo compagno, dunque Roberto De Caro, classe 93. Siamo alla mezz'ora della ripresa, 2-0 della Juvenile, la battuta di Capitan Golia per Galati di testa e poi il gol di Bruno che ha toccato da sotto misura. Bruno, sì, confermiamo, terza marcatura di Bruno. Trentunesimo gol di Bruno, calcio di punizione ancora del solito capitano Golia, palla allungata nella traiettoria da Galati, torna la pioggia qui al comunale di Roseto, speriamo non sia intensa. Volete un ombrello? Ce l'ho io in più. E dunque 3-0, cambio adesso anche nelle file del Fronti, esce Pellegrino, trentunesimo del secondo tempo. Vediamo chi entra al suo posto. Ferrise,
classe 98, che entra al suo posto, che è sostituito Pellegrino al 31esimo del secondo tempo. E torna anche la pioggia, come avevamo anticipato. Rimessa laterale sul settore di sinistra d'attacco della Fronti con Morelli. Palla per De Cello, il controllo, il tiro, conclusione centrale, nemmeno tanto forte da impegnare più di tanto il portiere Simari, che controlla con assoluta calma. Ricordiamo gli sponsor che ci consentono di trasmettere su www.eventiindiretta.it questa partita, diretta streaming. Sponsor di quest'oggi sono Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari, scommettendo.it e i suoi partner che sono visibili sul nostro player. Quindi grazie ovviamente alla loro preziosa collaborazione. Servito Stefano Labanca, palla in gioco, però termina tranquillamente dalle parti di Lanzo. 3-0 il punteggio, dunque la Juventus che voleva assolutamente ripartire, rifare punti importanti per rimanere nelle zone alte della classifica. Quarta giornata di campionato questa. Sarebbe la terza vittoria per la formazione di mister Fiorello in quattro partite, sconfitta proprio domenica scorsa nel turno precedente. Quindi salirebbe a quota 9 la squadra della società del duo Bruno Benevento. Due presidenti della Juvenile. Palla per Ripoli che si è portato in avanti. Ripoli vince un primo contrasto, non il secondo, con Talarico che lo ferma, distrutto dalla stanchezza, forse anche da un leggero infortunio. Ripoli che si è accasciato nell'area di rigore proprio ad un passo dal portiere Lanzo, che è adesso il primo a soccorrerlo. Partita molto molto positiva da parte di Ripoli, che non ha concesso nulla in difesa, è stato praticamente il dominatore assoluto sulle palle alte insieme a Chiappetta, ma praticamente di testa non ha lasciato nulla. Ha giocato davvero una partita molto molto attenta e adesso ha tentato addirittura questa incursione. Probabilmente si è, speriamo, non procurato un infortunio, forse si è allungato, mi sembra che si stia toccando la coscia destra probabilmente, speriamo non si tratti di infortunio anche per lui, perché purtroppo l'infermeria della Juvenilia è abbastanza piena, ci sono quattro giocatori infortunati. Per Zangaro non si tratta di nulla di grave, ma anche lui oggi, il classe 2000, non era disponibile. Per mister Fiorello, oltre invece agli infortuni di Naglieri, si parla di una decina di giorni per lui, e quelli invece di Infantino e di Cioffi, sarebbe un'altra tegola per mister Fiorello perdere pure Ripoli, che è ancora a terra fuori dal rettangolo di gioco, mentre c'è stato un altro cambio nelle file della Juvenilia. È entrato Collefiorito, cioè andiamo errati, sì, è proprio il numero 2, è entrato Collefiorito, mentre capitano Golia domestica questo pallone. È un'impostazione sulla propria tre quarti, ha rischiato un po' la Juvenilia, poi ci pensa Chiappetta ad allontanare la minaccia verso Galati, che viene anticipato di testa da Talarico, che mette il pallone in fallo laterale. Lancio in avanti, sono in vantaggio Carbone,
è proprio il neo entrato, il pallone finisce in fallo laterale. La rimessa già effettuata dal Fronti, c'è fallo. Pronto per battere il calcio di punizione in Fronti con De Grazia dal settore di destra. Come vi mostrano le immagini del nostro Nunzio Procacci, parte la traiettoria del pallone all'altezza del secondo palo, prova a Vaccaro la girata di testa, pallone però che non inquadra la porta. Al 38esimo minuto. Simari con calma, ovviamente non ha fretta la Juvenilia e non ce l'ha fatta infatti Ripoli, dunque è stato necessario il cambio nelle file, diciamo, della Juvenilia. È entrato Colle Fiorito proprio per il povero Rocco Ripoli, autore di una ottima prestazione, speriamo, ripeto, non si tratti di nulla di grave per lui, però l'abbiamo visto infortunato fuori dal rettangolo di gioco. Poi ha indicato la propria panchina di non essere in grado di rientrare, dunque è stato effettuato subito il cambio. 36esimo minuto del secondo tempo, è entrato Colle Fiorito, che è un classe 2000, il giovane Francesco Giuseppe Colle Fiorito. Battuto il corner da la banca, che adesso ha servito il tentativo dalla distanza da parte di Campana. Palla per Vaccaro, attaccato da Colle Fiorito che gli dà fastidio, cerca di non farlo impostare con calma, costretto un po' all'indietro adesso il Fronti. Poi Colle Fiorito ha toccato il pallone lui, ma quando già era terminato in fallo laterale, quindi la rimessa è per la Juvenilia. Vaccaro tocca l'indietro per Talarico, da questi a Carchedi che effettua il lancio in avanti. Va Ferrise a rincorrere il pallone, che però termina oltre la linea di fondo campo, nulla di fatto. 40 minuti, 3-0 il punteggio. Partita che ormai negli ultimi minuti ho poco da dire. Ricordiamo i nostri sponsor, la Onig Tendaggi, la Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari e la scommettendo.it con i suoi partner, che potete vedere sulla grafica del nostro player, ci consentono la realizzazione in diretta di questo evento, quarta giornata del campionato di promozione Girone A, con le immagini di Nunzio Procacci, il commento di Walter Bagnardi. Stiamo raccontando il match tra Juvenilia, Roseto Capospulico e scommettendo.it Fronti. Calcio di punizione, intervenuto il direttore di gara, il signor Gervasi, che con i suoi assistenti Catanzariti e Beltrano, tutti di Cosenza, sta dirigendo questo match. Problemi per la banca, che aveva saltato bene un paio di avversari, poi è stato messo giù. Problemi per lui, forse di crampi, per come sta intervenendo sportivamente Lucchino. Si è rialzato nel frattempo Stefano Labanca, anche se è intervenuto lo staff sanitario della Juvenilia, quindi
probabilmente adesso il giocatore dovrà uscire dal rettangolo di gioco, l'arbitro sta seguendo le operazioni, infatti indica alla banca che deve uscire fuori dal rettangolo di gioco e poi dovrà chiedere a lui l'autorizzazione per rientrare. Golia. Apertura sulla destra dove c'è Campana, Giovanni Campana, forse è stato lui prima a tentare sì, la conclusione dalla distanza, non è stato fortunato, il pallone è terminato molto alto rispetto alla porta difesa da Lanzo. Il lancio di De Grazia, l'anticipo di Chiappetta che con il petto chiama in causa la banca, si gira su se stesso, centrocampista di mister Fiorello mette in avanti questo pallone che però Carchedi accompagna in fallo laterale, la rimessa effettuata De Grazia per Ferrise, ancora De Grazia verso Vaccaro, intervento di Carbone, poi la banca e Golia, palla che finisce in fallo laterale. 43 minuti nell'arco della ripresa, ormai ripeto, partita messa in cassaforte nel risultato da una Juvenile che ha avuto un ottimo approccio alla gara, partita davvero convinta e ha creato diversi pericoli alla porta avversaria nel primo quarto d'ora, poi c'è stato un predominio territoriale abbastanza netto da parte del Fronti, della formazione ospite, che ha tenuto il controllo delle operazioni e ha anche fatto un po' soffrire la squadra avversaria. Bruno, la chiusura però da parte di Morelli che poi tocca su Talarico. Dicevamo, primo tempo, dopo questo ottimo inizio la Juvenile ha un po' sofferto il Fronti, che ha dato l'impressione di crescere in maniera costante, non ha creato grossissimi pericoli alla porta di Simari in maniera diretta, però ha tenuto gioco, ha tenuto sotto pressione la Juvenile che ha un po' dovuto soffrire. Al ritorno dagli spogliatoi però mister Fiorello ha registrato qualcosa, nel frattempo ci sono gli applausi per Galati che ha lottato davvero fino all'ultimo istante. Adesso abbandona il campo, esce Galati, dunque siamo ormai in chiusura, 44esimo minuto, è entrato Torcitano se non andiamo errati. De Grazia, l'anticipo di Carbone, buona anche la sua prestazione. Di testa è intervenuto Colleferito. E poi la palla in fallo laterale. Fa capolino anche l'arcobaleno qui a Roseto. Palla recuperata dalla Fronte che prova a ripartire con Farrise. La chiusura ancora di Carbone, ancora attentissimo nella fase difensiva. De Grazia, la rimessa laterale in avanti, il pallone verso Caruso. Caruso contrastato proprio da Carbone, va a raddoppio anche Colleferito. Pallone che è terminato fuori oltre la linea, però c'è il corner in favore del Fronti. Anzi, c'è un calcio di punizione per il fallo subito dal giocatore ospite. C'è De Grazia pronto alla battuta, palla appena fuori dall'area di rigore, siamo sul settore di destra dell'attacco del Fronti. Parte la parabola, prova di testa a Lucchino, il pallone si impenna altissimo, Simari non rischia la presa, allontana con i pugni, ancora gli ospiti però in possesso di palla. Questo traversone viene allontanato da Chiappetta, anche lui sempre molto attento alla fase difensiva, ha rischiato, ripeto, più sul predominio territoriale il Roseto nella seconda parte del primo tempo, ha saputo superare però questa fase un po' delicata nel secondo tempo, ha messo al sicuro il risultato. Siamo ormai un minuto oltre il 90° al nostro cronometro.
colpo di testa di Vaccaro che gira sotto misura e Simari si distende alla sua destra, molto bravo nella circostanza, portiere di casa che è entrato Pirri nel frattempo nelle file degli ospiti, il numero 17 Pirri che è un classe 99, proprio per De Caro cerca il traversone, Bruno va a cercare di guadagnare la migliore posizione, rimette al centro, raso terra, ancora Bruno va a recuperare questo pallone, a dar fastidio a Talarico nella fase di impostazione, proprio lì è entrato Perri che si mette in evidenza con un paio di dribbling, guadagna la rimessa laterale in proprio favore. Secondo minuto di recupero che termina adesso, c'è però in avanti per Caruso, posizione irregolare di lui. Dunque nel corso della partita per quanto riguarda la juvenile sono subentrati De Caro, Donato, Torsitano, Bruno e Collefiorito. Per quanto riguarda gli ospiti sono entrati De Grazia, Ferrise, Pirri e Caruso. Queste le sostituzioni nel corso del match. La prima l'ha effettuata la juvenile durante l'intervallo. Fallo di De Grazia sulla panca, che si rialza, qualche doloretto per lui, poi lascia l'incarico della battuta al proprio capitano, la Giovanni Golia, che tocca all'indietro verso il portiere Simari, che giochicchia con il pallone al limite della propria area di rigore. Siamo 48 minuti 17 secondi di questo secondo tempo, anticipiamo anche il commento e la chiusura della partita. Dicevamo meritata la vittoria della juvenile, che è partita davvero a gran ritmo, ha creato diversi pericoli nel primo quarto d'ora, 20 minuti stava facendo sua la partita, ha trovato il gol che ha sbloccato il match nel punteggio di Gaetano Galati dopo 5 minuti. Però dopo questo inizio si è un po' arrestato il vigore del Roseto, piano piano ha dato l'impressione di crescere il Fronti, almeno fino alla fine del primo tempo la formazione ospite ha tenuto un certo predominio territoriale, ha tenuto sotto pressione un po' il Roseto, che ha saputo soffrire e ha saputo soprattutto superare questa fase delicata. Poi nella ripresa la juvenile ha trovato il raddoppio con Marco Russo al 19esimo, poi il terzo gol con Bruno subito dopo la mezz'ora, quindi ovviamente ha messo al sicuro il risultato. Dunque terza vittoria in campionato per i ragazzi di mister Fiorello, che ricordo è ancora squalificato, e Juvenile che centra in pieno il suo obiettivo, quello di far punti importanti, di salire a quota 9, di voler insomma provare a rimanere nelle zone alte della classifica. Bisogna vedere poi gli altri risultati finali dalle altre partite. Noi per ora vi ringraziamo per la cortese attenzione, le immagini di Nunzio Procacci, il commento di Walter Bagnardi, ringraziamo ancora i nostri sponsor che li citiamo per l'ultima volta, sono Onig Tendaggi, Franca Salerno Consulenza Assicurativa, Safim Architettura Modena, la Gold Gym Fitness del dottor Nicola Franco in via Bari e scommettendo.it con i suoi partner che sono visibili sul nostro player. La formazione della juvenile va a salutare i propri tifosi, applausi da ambo le parti, tutti ovviamente soddisfatti. Torneremo tra poco per le interviste curate come sempre dal nostro Clemente Calabrese.